Innanzitutto vorrei ringraziare Bruno Limone che abbiamo la fortuna di avere qua per questa realizzazione che veramente colpisce molto, cioè è molto bella e anche incrocia i vari piani poi, perché appunto il piano della tua mostra con il documentario del Vesuvio, con il mare, il Vesuvio che si vede al mare, con il mare, con il mondo, cioè ci introduce e accostando la scultura di Giancarlo appunto a questo mondo romano perduto, recuperato attraverso il museo. Grazie. Manderemo in onda il video di Bruno Aimone, eccolo qua. Dall'analizzare dal punto di vista
parte dalla linea principale della pesca dell'arte moderna, affermava che la poesia e l'arte sono rimaste come le uniche vie per spezzare le catene della funzionalità della modernità. Mi sembra giusto, anche dato che l'uditorio molto spesso è fatto da antropologi, in qualche modo ricondurre la riflessione su di un piano più strettamente materico ed antropologico, facendo più specificamente proprio riferimento a queste belle cose che tu fai, che ho avuto modo di vedere nel dettaglio attraverso appunto i tuoi cataloghi che sono qui diciamo in consultazione. Cioè, sapete, è molto bello fare riferimento in qualunque contesto a tutti coloro che su di un piano che è quello della riflessione critica hanno dato dei contributi nel tempo ad un tema qualunque esso sia. Però da buon antropologo non scordiamoci il decuius, non scordiamoci l'oggetto in questione, cioè non scordiamoci l'opera in quanto tale del nostro amico, peraltro appunto antropologo a sua volta. A me colpisce, nella produzione, quella che ho potuto vedere attraverso tutto i cataloghi esposti, e mi colpisce di Giancarlo proprio che cosa? Queste forme che da un lato tendono all'antropomorfizzazione e dall'altro appunto si riconducono alla dimensione più tellurica, più legata appunto alla terra, al terreno, ai minerali, a una condizione primigenia in cui si espresse e prese via la vita. Ecco. Il riferimento sia troppo facile all'eterno rapporto mai del tutto, e fortunatamente mai del tutto, sciolto tra dimensione naturale e dimensione culturale, no? Tra natura e cultura, molto caro all'antropologia, soprattutto della prima metà del Novecento. Io lo divento, ad esempio, vedendo le tue cose, mi è venuto in mente un autore che probabilmente pochi conoscono, Cerroni, che peraltro ha inviso poi la nostra sinistra perché nell'epoca fascista si prestò a fare delle cose per il regime, al di là di quello, persona squisita, l'ha mai conosciuta, pure ottuagenario, che a un certo punto, tra virgolette, è andato in pensione, si è espresso in modalità simile alle tue, si è comprato un grosso appezzamento di terreno, e questo appezzamento di terreno ogni tanto emergevano appunto delle rocce, e assecondando, ma non snaturando, la roccia medesima, vi ha, scalpellino alla mano, ricreato dei visi, dei corpi, delle tensioni muscolari che appunto si esprimevano attraverso appunto le volute stesse della roccia, prendendo però una conformazione che era in qualche modo antropomorfa. Cioè, nel senso che quasi tutta l'arte contemporanea, no? Gli artisti contemporanei, prendono come riferimento l'arte primitiva, l'arte popolare, l'arte nel periodo del 1900 c'era una corrente artistica che si riferiva molto al negrismo, cioè queste ricerche che archeologiche poi cominciavano a comparire in Africa, no? Quindi abbiamo stesso Modigliani che si fa con i voli lunghi una tribù africana. Quindi non solo Modigliani, ma anche quegli artisti che hanno trovato spunto dall'arte primitiva e quindi dall'arte popolare, quindi non è che sono l'unico. Ecco, quindi, e questo combinato poi con la ricerca metafisica, della propria interiorità, no? Con le scoperte freudiane del conscio, quindi della psicanalisi, quindi con la nascita del surrealismo, o André Breton, che si sono combinate le due cose tra la ricerca della interiorità dell'arte e quindi con la ricerca poi antropologica che si sono combinate. E quindi nasce l'espressionismo, cioè la ricerca dell'espressione interiore, questa parte interiore, si cerca di scavare all'interno della propria psiche che cosa accade, quindi attraverso anche le condizioni che in quel tempo cominciamo a crearsi con la psicanalisi, no? Che è la ricerca del sociale, sistema, tutte queste scoperte archeologiche anche così hanno influito molto, ma lo stesso Picasso e Braque si rifacevano molto della loro arte a queste ricerche archeologiche che mano a mano si andavano a scoprire, quindi influiva molto nell'arte.
Quindi era un periodo che gli artisti dei primi del Novecento, la metà del Novecento, cercavano di evadere da un sistema opprimente e quindi cercavano in questi valori primitivi una evasione. Quindi abbiamo l'esempio di Gauguin, l'esempio Marchesi, che cercava, diciamo, una libertà, ma purtroppo non l'ha mai trovata, perché anche lì, diciamo, fu schiavo dei missionari, dei gendarmi che stavano lì, insomma, all'isola Marchesi. Beh, quindi io ho, nella mia ricerca, certo che l'arte popolare mi ha appassionato, perché infatti, diciamo, lo stesso Marcello Coladuto lo sento molto primitivo, molto forte, molto istintivo, quindi è nato questo discorso che ci sentiamo spesso, viene alle mie manifestazioni, io vado alle sue, così. E l'istintività è molto bella per parte, quindi ecco, molare aumentando la razionalità e entrare in una situazione inconscia, bella, istintiva, di apertura solare, è molto bella. Volevo portare il saluto dell'Associazione Nazionale Sociale. Noi siamo la formazione provinciale di Napoli. Abbiamo coadiuvato con il laboratorio di sociologia, ANS, creatività, arte e comunicazione, che è diretto dal dottore sociologo e studioso di antropologia Giancarlo Iannone. Siamo molto soddisfatti di aver portato e di aver unito, partendo dalla terra, l'acqua, il fuoco, le materie principali e l'opera dell'uomo, questa espressione di linguaggi artistici, ceramici, e abbiamo visto che questa si crea una socialità che unita alla musica, unita a delle espressioni canore, creano delle particolarità che noi chiamiamo tradizioni. Mi auguro di poter ancora per lungo tempo scoprire e fare delle costruzioni così con la sociologia visuale presentata oggi attraverso il filmato di Bruno Aimone e attraverso il collegamento con il linguaggio parlato, quello che ha costruito Roberto De Simone a proposito della festa delle lucerne e in collegamento con l'opera dello scultore Januario e in collegamento anche con il significato di questo. Grazie della partecipazione e grazie all'Università di aver avuto questo momento così bello di collegare antropologia e sociologia dell'arte. Grazie.